Grazie Presidente. Ma con oggi siamo all'ennesima richiesta di fiducia da parte di questo governo e per l'ennesima volta noi ci ritroviamo nella condizione di dovergliela e volergliela negare. Devo dire che di volta in volta non aumentano i dubbi rispetto al passare sotto quel corridoio e dire appunto no alla fiducia, ma anzi si rafforza la certezza di quanto questo governo sia dannoso per il Paese e di quanto sarebbe meglio per l'Italia se molto rapidamente togliesse il disturbo e si passasse ad altro. Questo dovrebbe preoccupare in qualche modo anche il governo, perché se si perde di mese in mese la fiducia anche nel Parlamento e diventa sempre più difficile confrontarsi, questo dovrebbe fargli capire che anche quella fiducia che evidentemente cala fra i cittadini e i lavoratori italiani, che è cosa ben più importante, non è semplicemente immaginazione, non è semplicemente registrazione da parte dei sondaggi, ma è un dato vero. D'altronde c'è invece una novità, è la prima volta che noi sfiduciamo o proviamo a sfiduciare questo governo come sinistra italiana. Questo accade perché questo gruppo è cresciuto e non rappresenta più soltanto Sinistra Ecologia e Libertà, il partito con cui io sono stato eletto in questo Parlamento, ma rappresenta qualcosa di ben più vasto. E anche questo è indice di qualcosa. È indice del fatto che se aumenta le componenti di sinistra all'interno di questo Parlamento è perché riconosciamo che c'è un governo che non fa nulla per i lavoratori e le lavoratrici di questo Paese, c'è un governo che non fa nulla per le persone oneste di questo Paese, c'è un governo invece che ha un'attenzione molto particolare nei confronti di alcuni, chiamiamoli così, settori sociali che andrebbero invece penalizzati.